Dottoressa Scaletti, che cosa è emerso oggi durante questo importante laboratorio in una giornata così speciale come quella dei grandi ospedali che andrà avanti fino a domani? Allora, un incontro interessantissimo perché c'è stato un confronto netto, chiaro, preciso sui temi da parte di tutti i partecipanti ed sono emerse le caratteristiche della rete delle malattie rare, che è una rete che si forma, che si costruisce, che si implementa e che guarda all'Europa. Le ERN sono le reti europee per le malattie rare, sono per noi sostanziali. È emerso che vorremmo implementarlo a livello dei grandi ospedali, questo rapporto con le reti ERN, non solo con la presenza all'interno dell'ospedale di centri che fanno parte delle reti ERN, ma anche l'aiuto che le reti ERN ci danno a livello della strutturazione dei percorsi, a livello appunto delle soglie, delle competenze dei diversi centri e poi magari, perché no, creare proprio un centro ERN all'interno dei grandi ospedali che si occupa dalla presa in carico del paziente alla gestione dei bandi di ricerca, all'attenzione appunto nei confronti di tutto quello che accade nelle ERN, del teleconsulto, delle piattaforme e di tutto quello che le ERN ci possono offrire in termini di condivisione di strumenti.